Questi campioncini che utilizzerò prima dell'operazione trucco, questi campioncini della Rebel, siero contorno occhi-labbra, effetto irritante e poi ho questo siero viso protettivo per pelli secche, sensibili e con cupercose. Questo ovviamente non è, se è un siero non è una crema, è proprio un gel, vi faccio vedere, non si vede nemmeno e te lo dai così siccome mi stavo uscendo me lo sono veramente dato. E questa, questo per il viso ha la stessa consistenza. Adesso proseguo a mettermi questo e ci vediamo dopo. E poi dopo essermi dato il siero io normalmente mi do sempre una crema idratante con un po' nutriente, antirughe eccetera. Questa è della Vichy è un campioncino che voglio provare. Poi dopo andrò ovviamente alla fase trucco e oggi voglio provare con voi a mischiare il fondotinta della L'Orea con questo qui della ora voglio vedere l'effetto e poi dopo ovviamente devo uscire anche perché stamani mattina sono un po' di corsa devo andare un attimino dal medico ma mi sa che c'è cioè, questa è una crema colorata io che pensavo che fosse che fosse una crema è talmente chiara cioè questa per chi veramente è biondo biondo va bene no comment Vabbè, me la metto uguale, poi tanto sopra mi ci metto quell'altra. Dicevo, io stamani di mattina devo andare un attimino a appena. con col medico perché non sto un granché, quindi sono praticamente un po' di corsa e quindi niente. Ora proseguo così e ho, dopo vi faccio vedere come mischio. Ovviamente due fondotinta, e così almeno vediamo un po' l'effetto che ha su di me. Allora, alla fine ho utilizzato un fondotinta che era tra l'altro idratante. L'ho utilizzato visto che comunque è stato un campioncino che mi hanno mandato. Adesso io, un attimino, agito un attimo e poi mischio questi due. Allora, vi faccio vedere, questa qui, questa qui è quella della L'Oreal, c'è cioè questo qui, la numero, ora mi ricordo mai numero i numeri, eh, questo qui, diciamo, questo qui, il numero dovrebbe essere scritto, colore cappuccino, doré, questo qui, e poi ci ho messo quell'altro, questo qui, che è dell appunto della Deborah, ah, questa è la numero 04, adesso le mischio e poi, dopo vediamo com'è l'effetto. Le mischio appunto con le dita così allora, per chi fosse interessato, credo che sia la numero 8. Questo qui vi faccio vedere per bene il contenitore, la confezione. Che è questa, poi vi faccio vedere per bene. Il fondotinta, aspettate, della Deborah, che questo appunto ha cinque effetti in un'azione sola. Non so se riuscite a leggerlo. Vi faccio la foto. Allora, sono appena rientrata, cioè non ho fatto neanche in tempo a mettere un po' di orecchini, una collana, ma un tanto dopo me le metto, così faccio un po' a vedere. E praticamente c'è cioè, l'ho detto nel video scorso che cioè, non mi arrivano le mestruazioni cioè perché un fatto ovviamente psicologico per una cosa che ho vissuto però che adesso cioè in questo momento in questo periodo in questi mesi non vi voglio raccontare cioè vi racconterò più in là cioè quando, quando è il momento opportuno quando mi sento pronta perché ovviamente preferisco così Detto, aspettate, eh, scusatemi un attimino, ecco così, allora, questo è l'effetto del dei due fondotinta messi insieme. No, in realtà non, ha assolut non, fa, scusate, non ha, fa assolutamente l'effetto mascherone, non mi appesantisce troppo, però... Forse rimane leggermente più scuro, secondo me. Eh? E secondo me è leggermente rimane più coprente. Così, cioè, il fondotinta eh, copre un po' di più il viso. Anche perché oggi tira un po' di vento. Vabbè, qui ci ho messo un po' di blush. Sapete, io utilizzo sempre trucchi nude. Adesso io vado a mangiare perché ho fame. Cioè, sono troppo in ritardo perché stamani mattina mi sono alzata un po' più tardi non tanto tardi ma leggermente un po' più tardi cioè il mio risveglio mattutino va intorno tipo 6 dalle 6 alle 7 7 e mezzo quando mi sveglio un po' più tardi sono intorno alle 8 però poi mi sono messa a fare tutte le altre cose tipo aspettate che c'è vento allora tipo lo so eh, mi sono messa un attimino a governare a fare la viglie, a poi mh, una cosa un'altra effettivamente ho fatto le 11 con la conseguenza che mi sono dovuta preparare eh, a toccarmi lavarmi sistemarmi e ora cioè io ho la camera che è leggero delino un po' come il bagno adesso vi faccio vedere come ho siccome ho adesso la camera Ecco, sciarpa, piumini vari, eh, piumino lasciato così, poi il bagno, lasciato un no comment. Oggi per pranzo mi mangio questi ceci con un po' di carota grattugiata. Buon appetito! Allora, prima non ho potuto parlare più di tanto perché c'era mio fratello e per rispetto, diciamo, suo... Non sono stata tanto a parlare, però insomma, oggi, praticamente mi sono mangiato i ceci che sono stati cotti nella pentola a pressione. Vi faccio vedere un attimo la pentola a pressione, vabbè, tanto tutti la conosciamo. Questa, aspettate. Eh? Questa e le sono anche avanzati e praticamente l'abbiamo messi qui cioè praticamente è stata fatta una bella pentola di ceci praticamente eh, sono stati messi un chilo di ceci perché ovviamente oggi ci stava dai dopo un po di giorni mangio un po di proteine animali almeno qualche volta mangiamoci anche un bel piatto di legumi che non fa male, detto questo, eh, è stato fatto cuocere per un'oretta circa forse un'ora e venti, un'ora e mezzo, a fiamma, non tanto alta. Perché quando la pentola a pressione si sa, comincia a fischiare. Bisogna ovviamente abbassare la fiamma. Poi, ovviamente, ci ho messo una carotina perché. Mi scendava a metterci qualcosa um, Per uh, di um, vitaminico, scusate se bevo. Detto questo, non sono la marca dei ceci, però la prossima volta ve lo faccio sapere perché c'è cioè, marca in marca, diciamo questa marca che compra mia mamma. Ovviamente è buonissima, cioè mi piace perché poi mangiano buoni, c'è cioè rispetto a quelli confezionati che a volte compro per un procedimento più veloce perché magari non sai cosa mangiare, non è nulla da mangiare o vuoi mangiare qualcosa di veloce, c'hai dei ceci, però questi ceci qui nello specifico sono stra buoni. Adesso io vado di là, così almeno ci mettiamo un attimino a sistemare. Allora, non so che ore siano, tipo le 14 e 20 e più mi guardo qui alla fotocamera, cioè in realtà al cellulare, non voglio parlare, ma che la telecamera, comunque hanno i loro, la loro fotocamera. Mi piace di più perché è più coprente. È vero, io devo fare la foto del fondo tinta, quello della Deborah, non so dove l'ho messo adesso vi faccio vedere per bene eh, scusate di questo aspettate se riesco a farvi la foto nell'immediato almeno lo leggete meglio scusatemi se prima mi ero persa con tutti quei discorsi allora cerchiamo di andare più alle cose di là perché devo mettere a posto però ero completamente un po' di corsa, perché ero luna, poi c'era mio fratello, lo mangiare, sì eh, niente, praticamente non ho fatto in tempo a raccontarvi che eh, la salute volevo dire che quando la psiche cioè, va a influire anche sulla salute fisica, cioè questa cosa che ho vissuto io. Uh, che effettivamente cioè, ho detto questo è il momento di raccontarlo. Ha influito un po' anche cioè per quanto riguarda un po' questa cosa di avere il ciclo perché poi in realtà io sono una persona che ce cioè, l'affronta sempre le cose, anche se magari non sempre ripeto da soli ce la possiamo fare o da soli siamo in grado di risolvere. Quando sarà il momento ve lo spiego, perché adesso credo che non sia veramente il momento adatto, ma credo che per qualunque cosa magari uno stress c'è un momento in cui magari non andiamo d'accordo, che ne sono delle persone, oppure che ne so, con, con che so che magari chi è sposato, fidanzato, no? E questo può contribuire a che. A, a compromettere, scusate, alla salute propria Quindi devo andare dal medico per farmi dare appunto il nome eh, D'una, scusate, siamo esseri umani di una ginecologa perché mi prescriva qualcosa Per sbloccarmi questo ciclo perché sono gonfia Cioè sono gonfia non va bene perché poi più passa il tempo Più peggiori le cose E tutti a dirmi ma c'è cioè, se sola Uh, cioè, ma in realtà ragazzi, cioè, voglio dire, non è che dobbiamo sposarci o fidanzarci per forza, se uno sta bene così, va bene, stia così, cioè, poi ovviamente anche stando in casa, cioè, si vede, a volte si discute con i genitori, no? Mi capita a volte di discute, ma non è che si discute perché quello più cattivo o per una mancanza di rispetto verso l'altro, no? magari si litiga perché abbiamo a volte magari punti di vista differenti ed io sempre cioè mai litigare per questa cosa cioè se uno magari pensa bianco e l'altro nero lascia correre cioè, perché poi accaccanirsi su certe cose ti porta a sfasta male. cioè se io in questo momento veramente mi rendo conto che devo mettere a posto la camera. In questi giorni non sono stata un granché, cioè perché dolore la schiena, cioè dolore la pancia, stavo male. E poi è un po' tensione per una serie di cose, cioè quando uno sta male, poi cioè quando, cioè quando mi vengono, quando mi vengono, cioè poi è tutto un fatto psicologico. È un cane che si muove la coda, cioè nel senso che cioè più ci penso, cioè più ci penso. Cioè più è peggio quindi non ci devo pensare però oggi ho avuto veramente finalmente mi sono decisa non che mi sono decisa oggi è stato diciamo il giorno in cui per fortuna sto meglio rispetto agli altri giorni quindi sono andata ah, detto questo io oggi mi sono resa conto di non essermi assolutamente cioè messa ne ho un paio d'orecchini, cioè poi alla fine, devo cioè a finire che mi si chiudono i lobi e no lobby, i buchi. Quindi adesso vado a sistemare e poi dopo praticamente mi stava partendo il cavalletto. Stavo dicendo e quindi prima metto a posto, poi devo, mi metto qualche, qualche orecchino e poi dopo devo scendere un attimo, che devo andare a prendere. Le scatoline come queste per metterci tutti gli orecchini con le perline, perché ho deciso di suddividere ogni scatola delle tipologie di orecchini. Cioè, le perline vanno in un posto, gli zirconcini in un altro, un tipo di collana, un tipo di scatola e così via, in modo da facilitare eh, eh, la, ricerca, no, la ricerca di, fa di facilitare. Il ritrovamento del, del specifico gioiello lì quando veramente ne ho bisogno. Quindi adesso abbandono un attimino la telecamera e sistemo un po' perché ho veramente diverse cose sul letto. appena rientrata ho fatto la lavatrice, ma io stendo in casa stasera perché fa veramente super super freddo cioè prendo lo stendino ok prendo la roba stendo in casa però la, la metto fuori perché fa un freddo allucinante fuori tira un vento pazzesco allora, mi tengo un prima di cambiarmi, così sto più a caldo. Allora, se vi faccio vedere. Ho preso queste scatoline qua. Eh, una rosa e una celeste. Così. Queste basse stanno quasi finendo, ma in realtà dovrebbero ritornare quelle grandi. Perché così in una delle due ci metto delle perline piccoline che avevo comprato l'altro giorno. Perline, perline, sono delle perline scusate sto guardando il cielo non c'è niente di che e allora aspettate eh. perché c'erano delle perline queste almeno so che cioè queste perline perlate perline perlate madre perlate poi ce ne sono tante quelle le metto le metto in un'unica scatola insieme alla collana allora, insieme la collana, aspettate, che ho preso molto, molto carina. Perché poi queste qui, poi magari le metto quando arriveranno in una scatola un po' più grande. Quando arriveranno, eh? Le scatole un po' più grandi giù, è questa collana. e Sono molto carine queste perline. poi quando la luce del sole. Faccio un video a parte per benino, magari me le provo, eccetera. Perché adesso è buio. Allora, in questo momento, io, io vi dico: mi sono un attimo rilassata 10 minuti sul divano perché ero un attimino stancata, cioè, 10 minuti mi ci anche perché poi eh, ho fatto tutti i miei giri. Anche se c'è, vento mi sono invitata in qualche negozio, niente di particolare. Proprio per passare un'ora e mezzo così, cioè di solito io quando fa freddo così, cioè difficilmente vero sto fuori, però era giusto per passare quest'oretta e mezzo in un modo un po' diverso. Visto, che stati giorni, è stato un po' così, sono per casa, ero vestita, non ho approfittato e devo dire che fuori. Veramente non ci si sta dal vento che tira e tra l'altro io vedo che l'artemo franchi mi sembra di capire, cioè io non, non lo so se sono io, mi sembra di capire, può darsi che mi sbagli, non lo so, ci sia la partita perché vedo una luce verso lo stadio. Io mi chiedo, poveri tifosi e poveri giocatori. E devono soffrire tutto questo freddo, oh. allora in realtà non ho moltissima fame quindi mi mangio un panino con del pancarè, poi mi mangio del prosciutto cotto, questo qui, questo qui che è della parma cotto e poi mi mangio le fettine di brin, cioè un panino molto. Molto semplice, scusate, perché cioè, non ho molta fame, sono piuttosto stanca. Un panino, magari se dopo mi va un mandarino, e via. Ed ecco a voi il mio panino, ho trovato solo un panino, solo ovviamente, con un po' di brie e prosciutto cotto, e poi ci mettiamo questo sopra nel frattempo mi sono mangiato un pezzettino di questo ciao a tutti oggi è venerdì 27 di gennaio e in realtà ieri dovevo concludere il vlog ma di sera ero stanca 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 eh, in realtà volevo sì concluderlo ma guardate mi dispiace veramente tantissimo eh, che tra l'altro un attimino a sistemare qua e oggi è stata una giornata un po' particolare perché eh, l'ho lasciata in borsa mi devo andare a prendere di là un attimo vado un attimo a prendere e poi vi faccio vedere una cosa come qua allora vi spiego tutto no ma io penso di averlo tirato fuori allora mi sono cioè presa l'anno scorso um, degli orecchini a forma di stella molto carini no però in realtà non me li mettevo mai perché non so dove li messi cioè, perché in realtà io eh, sono stata attirata dalla stella allora ho messo qui sì, scusate e non mi piaceva il gancino perché non mi qui per tanto devo fare anche il video, non mi cominciava il gancino e quindi io che ho fatto l'ho portato in un macchino eh, dove mi hanno sistemato diciamo l Orecchino togliendomi, diciamo la una perlina che ovviamente mi ha buttato via, è una perlina molto grande e quindi ho messo un filo in acciaio. In realtà l'altro giorno si sì, me l'ha sistemato, però evidentemente c'è stato un difetto. Io non trovo più il sacchetto, scusate, eh, vi fate, vi fate pazienza. Oggi l'ho tirato fuori, scusatemi. Eh li ho ritrovati e quindi oggi li ho dovuti riportare perché martedì mi fatto questo lavoro no mi sistemato con i gancini e tutto e oggi praticamente mi ha sistemato il gancino per bene che si era staccato dall'orecchino aspettate vi faccio vedere un attimino come sono questa è la stella cioè questa è la stella vedete e poi qui ci sarebbe il gancino vabbè poi ho sistemato gli orecchini di ieri li ho sistemati tutti avete visto e mi sono messa questi qui molto molto semplici adesso io cerco di trovare una postazione per farvele vedere perché ovviamente stavo riordinando un po' la camera perché oggi ho avuto un po' di cose da fare no? ho fatto un po' di spesa cioè ehm, insomma non ho comprato niente di particolare magari poi vi faccio vedere cosa ho preso di nuovo che c'era lo sconto sopra aspettate eh, dei biscotti anche se non è che sono una consumatrice di biscotti però ogni tanto ripeto cioè mi ci va quindi datene così per ehm, quando mi va di mangiare un, un biscotto Aspettate, così almeno vedete meglio. Aspettate. Allora, poi vi racconto la storia del mio medico. Io ho questi dottori, non li capisco, ma ve lo racconto dopo. Allora, poi ho questo orecchino qua, che in realtà è nel suo sacchettino, molto molto carino. E, sì, per aspetta l'orecchino aspettate. Allora ve lo faccio vedere l'orecchino, è questo qui. Mi starebbe messo così: cioè ora con i piumini, con i cappotti, non, non stanno bene. Questo sta bene perché in primavera quando giri con le cose scollate. Adesso vi voglio raccontare questa cosa del mio medico, in realtà, ve cioè, l'avevo raccontata ieri ma ho aspettato oggi in realtà il mio medico mi va a lasciare il nome della ginecologa no che ieri sono andata in ritardo l'ho contato eccetera eccetera e non ho fatto in tempo a, insomma a cosa la segretaria mi ha ovviamente detto no, ho sbagliato a spegnere la luce e mi um, ha lasciato il mio nome con il nome che del dottore specifico che di cui ovviamente ho bisogno no? Eh, bastava che mi lasciasse il nome e cognome e il numero di telefono sono andata ieri mattina Lui dice che c'era di mattina cioè a volte dice di mattina a volte di c'è cioè di pomeriggio cioè sto pensando di chiamare un medico perché voglio un medico serio no no poi c'è cioè, un medico che sembra sempre scocciato un medico che sembra di girare le palle, scusate il termine: cioè in realtà, un medico di fare il medico eh, per curare i pazienti, no? Perché tu eh, ti deve, se deve essere un peso: fare il medico va a fare un'altra cosa e quindi eh, io, cioè, questi giorni sono in alto mare. Faccio un video questo, cioè, a parte il video scorso. Ma questo video ho poco funzionato perché ho tante cose da pensare, che a volte quella cosa lì mi fugge, quella cosa lì mi passa via, cioè perché questa cosa già io sto male per conto mio, sono stanca per conto mio, cioè poi ci si mettono anche i medici a crearti dei problemi, cioè che a di mattina, a maggior ragione, mi devo lasciare no, il nome quindi. Eh, allora faccio dei giri perché devo fare la spesa poi devo andare dal medico, eh, poi il medico non c'era, quindi ho detto: vabbè, eh, vado a fare la spesa. Poi, finito di fare la spesa, ritorno di corsa allo studio medico, perché mi hanno detto in un altro studio medico a cui era andata prima, che già non ve l'ho detto perché me era già passata di mente, se cioè lì praticamente conoscevano qualche ginecologa per andarci, no? Ovviamente tutto a pagamento è così, e, e quindi niente, me l'ho detto. No, per andare in via Baracchina accanto alla farmacia. Vado allo studio medico, sento lì eh, che c'era qualcuno. Provo, no, provo andare a sentire più avanti dopo la chiesa. Quindi, vabbè, voi lì ho fissato ovviamente per martedì, cioè perché io non ce la faccio più di girare sempre con i pantaloni. Perché da quando non mi viene il ciclo, cioè io giuro sono così. cioè Mi, mi si deve sbloccare questo ciclo, no? cioè Non esiste ehm, da aspettare ancora perché più aspetto è peggio è. Basta che mi dia una, una delle pasticche, una puntura, qualcosa. Per sbloccare appunto il ciclo mestruale che mi deve venire dal 19 di eh, dicembre ora io voglio dire una cosa no cioè io lui mi dice aspetta un atto po di giorni poi ritorna cioè come noi che già stiamo male per conto nostro cioè avessimo tempo da perdere cioè ora sono ragazza no Potrei anche. Uh, avere dei turni di lavoro, ma insomma, c'è gente che magari ha da lavorare e ha da fare tante cose, Va ma magari anche un anziano che magari anche una, un, insomma, un anziano, uh, vecchio che non lavora però Affittarsi troppo dei pazienti, secondo me, non va bene, cioè, proprio non va bene a prescindere perché, cioè, secondo me, ci vuole un po' di professionalità nel lavoro. C'è cioè uno che l'ho cambiato l'anno scorso perché avevo un problema. Eh, la dottoressa non, non, mi vo non voleva dare degli antibiotici e io mi ero un po' arrabbiata perché quando non mi si dà le cure, c'è la finita arrabbiata anche, no? E quindi l'ho cambiata. E che volevo dire un'altra cosa, cioè, e eh, voglio dire. Mi sembrava forse meglio quell'altra forse ti guardava in faccia ma forse non so chi è. cioè da questo è peggio perché cioè anche guardare in faccia una persona quando tu ce l'hai davanti mi sembra il minimo cioè tu sei eh, un posto di lavoro hai di fronte a te un paziente una persona come il minimo devi guardarla negli occhi non puoi abbassare lo sguardo perché abbassare lo sguardo questo cavalletto sta ballando? Scusate, dicevo, perché abbassare lo sguardo secondo me non è professionale. Detto questo, cambiamo argomento. Quindi ho fatto tardi, devo fare ginnastica, cioè ho dovuto fare tante di quelle cose. Stamane vado al banchino, mi sono presa delle costine. Siccome ho detto, cioè faccio tanti vlog, no? In realtà. Però mi piacerebbe anche comunque oltre a fare i vlog a fare anche di qualche video delle costine carine che mi sono comprate a poco allora ho deciso così siccome mi sono presa diverse costine carine a poco allora che faccio e eh, settimana prossima magari porterò due video all Molto, molto brevi, così almeno faccio un video un po' diverso, un video più carino e almeno non vi annoio. Allora, io vi potrei anche salutare, però in realtà, siccome adesso non ci sono delle offerte molto carine, eh, molto simpatiche, cioè allora, in realtà, dopo, quando eh, sono un attimo sola, vi faccio vedere cosa ho preso. Cioè, in realtà, ho preso un po' di verdura. Vabbè, ho preso il cavallo romano, ho preso la verza, ho preso le cose per fare il minestrone, ho preso gli yogurt, quello greco bello grande che faccio vedere, poi ho preso i soliti yogurt della Skir, quello la stracciatella, poi ho preso la granola da mettere insieme ai cereali, poi ho preso due confezioni di fecola e poi ho preso due, due confezioni di biscotti che poi faccio vedere così poi dopo ci salutiamo per la buonanotte e poi ci vediamo per davvero al prossimo video. Un'altra cosa che volevo dire, perché cioè poi quando si parlano ieri sera, cioè la sera mi guardo sempre la tv. In realtà ho fatto cambio con l'altro televisore che avevo in cucina perché non so manovrare il, il decoder, no? Quindi ho fatto cambio. E cioè, per fortuna il televisore che mi funziona di là dall'altra camera da guardare quando no, queste trasmissioni e ieri sera mi volevo guardare eh, dritto e rovescio parte parlano per me delle stesse cose no ma così a volte mi guardo una mezz'oretta c'è cioè, nulla eh, non ho avuto il coraggio cioè, non ho avuto neanche la forza di guardarmi quello ieri sera da come lo stacco stasera cioè, nonostante che ho fatto più cose forse sono un po' meno stanca, sono proprio rintronata, cioè nel senso quando fai tante cose e magari non capisce le cose. hai una testa proprio in alto mare, però in realtà sono più, forse, meno stanca. Sì, quello sì. Quindi stacchiamo e poi vi faccio vedere le cose. Ecco, questa è una parte della spesa che ho fatto. Ho preso. La verza che fa benissimo un cavolo romano perché non c'è l'altra verdura dato dopo la settimana mi figlio delle zucchine poi ho preso dei mandarini questi biscotti che costavano 1,99 euro per un'offerta uno sono i fagottini ai fiocchi di avena integrale e poi un altro sono questi se scene con integrale integrali di grano saraceno con gocce di cioccolato. Poi ho preso 3 mele, queste tre mele a 3, a questo prezzo qui di 1,69, poi adesso un cavolo rotonda a 1,65. Poi ho preso il cavolfiore romano a 2,40. Poi ho preso, scusate, eh, non si vede. Poi ho preso la verza a 1,90 euro. Poi ho preso il miele, questo qui di acacia che lo metto la mattina nell'infuso, eccetera. Questo deve essere lunga. Poi ho preso questo Equilibra Muesli. C'è dei vari tipi, ho preso questo qui per cambiare con mandorle, mele, nocciole italiane e c'è anche un po' di semi di zucca. Faccio vedere: è questo. Vedete? Ok. Poi ho preso tre di questi perché la mattina me li mangio con i cereali o senza cereali così. Ho preso uno yogurt grande da 400 grammi, magro, scusatemi, nella faccia da 0% di grassi. Poi niente, ho preso dei mandarini, l'ho pagati, uh, scusate, 1,48. Poi ho preso della bietola Va bene, poi ho, scusate, poi ho preso delle mele che non so, voglio faccio un dolce, qualcosa, eccetera. Poi sotto c'ho delle zucchine. Poi qui vi faccio vedere, c'ho dei finocchi e delle carote. Vi faccio vedere quanto ho pagato i finocchi. Scusate, aspettate, eh, perché ripeto sempre. Allora, ho praticamente speso 2,40 euro e poi per le carote, che non ho preso un bel po' appeso, 1,34 e poi la bietola allora, verso, scusate, 1,80 euro e poi ho comprato la fecola tulipano, queste due per i, i dolci o a volte anche. Pancake vabbè, poi in realtà ho preso l'arance che non ho fatto vedere, ma sono messe non so dove, hanno ah, messo qui, scusate, un sacco di arance, ho preso dei bocconcini rustici. Poi ho preso dell'acqua, ovviamente saltando da bere. Insomma, è in tutto c'è una cosa nata un'altra da sera che praticamente avevo un buono da 14 euro. Ho speso in tutto 80 euro 80 euro cioè il totale della spesa, però poi, ovviamente, eh, c'è stato questo sconto eh, del insomma di 14 euro. E praticamente allora vi posso dire i biscotti che, ve lo ripeto, li ho pagati 1,99. Poi il miele, la cascia, bio, il miele da cascia costicchiava, insomma un pochino 8,99. Poi in realtà, oh, vediamo se riesco a trovare la granola. Perché a un certo punto ho comprato? Adesso una mix frutta a 3,39 euro. Poi avete visto, vabbè, non ho fatto vedere le melanzane che le ho pagate 1,55 euro. Perché domani me le voglio fare mh, a scelini in forno a tonde. Queste qui le ho in una certa maniera. Poi magari le faccio vedere un giorno in un video come le faccio vabbè ho preso dei fienocchi queste altre cose e ho preso roba, ho preso un po' di roba da scorta per la colazione che gli yogurt sono molto molto sani detto questo ho preso tutta questa roba e ho perso un po' di tempo perché ovviamente ho pesato tutto cioè ho cercato di pesare tante cose sane mele mandarini eh, a meno mi scelgo diciamo la frutta la, la, eh, la verdura Migliori, nel senso, a volte si compiono le carote e ehm, stacchetto e magari non sono come le vogliamo. Eh, mele le ma almeno le prendo anche poco alla volta. E non sto a buttare via la roba. Mi sembra giusto così. Detto questo, risistemo in ordine tutto quanto e mangerò qualcosina. Scusate, sì, c'è un altro particolare che non vi ho detto. Perché poi io devo sempre dire le cose vere. Ho comprato anche due pacche di caffè. che costano intorno alle 6 euro. Ho buttato via lo scontrino perché non mi serviva più e continuo a rimettere in ordine. Il caffè è questo: lavazza, crema e gusto. Cena fatta! Ho mangiato i broccoli rimasti con due fettine di prosciutto e adesso prima di metterlo nella vostra video ovviamente sciacquo un attimo perché così almeno tolgo e non si secca Allora, sono tenuta ovviamente per casa, anche se capisco che qua si dovrà andare a nanna. Mi sono stuccata, lavati i denti. Adesso mi rimane altro che chiudere questo vlog. Quindi lo chiudiamo. Quindi prendo un cuscino, di là dove il modem è più vicino. Ah, a proposito del modem, non so che di voi, Alla team, sicuramente molti avranno già la fibra, no? Però ehm, insomma la DSL sta andando via nel senso per norma di legge. Comunque la DSL tenderà a scomparire non so fra quanto. Quindi siamo obbligati tutti a passare con la fibra. Io vabbè, va più veloce: se c'è la copertura si obbligano, vuol dire che ci sarà la copertura, no? Quindi eh, non questo di ma quell'altro. Mi viene la team a, met a mettermi non un, so una scatolina, non lo so perché non sono tecnico, quindi speriamo che almeno anche qui la linea wi-fi sia più forte. Perché prima ero più vicino. Poi, quando sono ritornata con la DSL team, mi hanno portato, non so per quale motivo il, il modem di là. Però un po' il segnale c'era. Poi, dopo un, un, un annetto circa, o, o due anni, sì, forse dopo due anni, il segnale cominciava un po' a calare. Evidentemente perché forse una linea forte, non lo so. Mh, sta il fatto che il modo più vicino a te, ehm, ovviamente, la vedi meglio. Quindi, normalmente di solito, sempre di là, eh, nell'altra stanza a a montare video e qui vengo a dormire, a volte fa freddo freddo freddo, i termosifoni sono freddi, dormo di là altrimenti dormo di qua perché ora si sta bene e quindi adesso mi metto di là devo anche caricare il telefono perché c'è la batteria al 30% per cento. e quindi scusate se ti sa la mia voce ma non vedete me, uh, c'ho la batteria al 30% quindi ovviamente devo caricare tutto adesso. Questo mood, diciamo, della buonanotte. Questa è la camera del mio fratello, ma insomma, adesso ci sto. Io. Questo mood della buonanotte, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non iscrivetevi perché vi faccio dei video molto carini. Ciao, buonanotte!